Bentornato sul mio canale. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 14 febbraio 2022. Dobbiamo fare del nostro meglio per raggiungere gli obiettivi. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Forti contro il gioco delle stelle. La luna del giorno potentissima litiga con i vostri inquilini, Venere, Marte e Plutone e tutti insieme poi loro se la pigliano con voi, che tuttavia non fate una piega, forti della vostra resistenza e del vostro carattere solido, resistente alle provocazioni. Battaglieri nel confronto di coppia o con chiunque facendo finta di nulla con aria sorniona tenti di pestarvi i piedi, non siete nati ieri e le situazioni le capite al volo, cercando e trovando su due piedi una strategia di contrattacco. Grintosissimi anche nelle trattative di affari privati, spiazzate l'interlocutore che cede subito la parte migliore anche il partner e gli amici dopo un inutile braccio di ferro, finiscono col darvi carta bianca, fiduciosi nella vostra determinazione e nella profonda conoscenza dei luoghi e dei fatti. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi. Vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Le emozioni saranno al loro massimo, aspetto, dieta e salute. Oggi potrai guadagnare bene grazie al tuo intuito e ottimismo. Per chi ha avuto una storia extra in passato, oggi potrebbe essere il giorno dei rimpianti e potreste convincervi che a sbagliare una volta di più siete stati voi. Se il vostro ex ha sbagliato è solo perché vi amava troppo. Cercate il piacere di nuove amicizie, contemplate oggi tutti i possibili significati della parola amicizia e dedicatevi a coltivarla. È giunto il momento di fare pulizia tra le vostre amicizie sui social, iniziate dalle persone che vi sembrano interessate da motivi diversi dall'amicizia. In serata avrete modo di avere piacevoli conversazioni con persone importanti. Se siete tra quelli che avete tradito sappiate che oggi avete buone possibilità di essere scoperti. Cautela e circospezione. Sarete distratti da molte cose che, alla fine, in realtà non vi interesserebbero, meglio sarebbe per voi fare delle scelte precise, poche e sicure. Ci saranno molti stimoli, è vero, ma alla fine non tutti saranno importanti e genereranno situazioni ottimali per voi. Tutto concorre oggi a farvi innervosire, amici, lavoro, parenti, famiglia. Prendete in serata un buon bagno rilassante e curate solo di trascorrere la giornata senza curarvi troppo di ciò che vi verrà detto o fatto. Non abbiate timore di impegnarvi di più e concretamente in un progetto che vi sta a cuore, oggi è un giorno positivo per realizzare concretamente quello in cui vi siete cimentati. Fate uno sforzo e proponetevi con tanta energia. Potreste avere le occasioni giuste per reincontrare persone che non vedete da tempo. In particolare una che vi sta molto a cuore. Se pensate troppo a cosa farebbero gli altri nella stessa situazione rischiate di bloccarvi, concentratevi invece su quale sia la cosa giusta da fare in questo momento. Siate oculate, soprattutto riguardo alle spese per le vacanze. Le cose si possono esprimere in diversi modi, e voi dovete trovare quello giusto, che non ferisca i sentimenti di nessuno. Rapporti interpersonali piuttosto difficili nella giornata di oggi, cercate di evitare gli scontri diretti col partner, limitate gli attriti. Orizzonte dei transiti planetari abbastanza radioso per voi, con lo splendido Giove in Pesci per infondervi intuizione e sensibilità verso il mondo esterno, non disgiunte dalla bella sensibilità artistica. Ne sentite maggiormente gli influssi se siete nati dal giorno 29 del mese di dicembre al 6 del mese di gennaio. Cari Capricorno, arrivano tensioni in amore nella giornata di oggi. Secondo Paolo Fox, qualcuno sta vivendo una crisi di coppia, avvertite stanchezza e nervosismo, tanto malumore e nessuna voglia di attaccar briga. Sul lavoro per fortuna sarete in grado di scendere a compromessi. Sei pensieroso da venerdì sera. Tu che di solito reagisci con molta fermezza alle provocazioni della vita ora sei un pochino interdetto.
o semplicemente più critico nei confronti di te stesso e degli altri. Sarà che entro aprile devi fare una scelta di lavoro importante, che magari improvvisamente senti di non avere un terreno solido sotto i piedi. Non prendete vela per un appunto che potrebbe esservi rivolto in giornata. Probabilmente proverrà da persone che vi conoscono bene e che vogliono spronarvi a guardarvi meglio intorno. Se avete tralasciato delle opportunità, ad esempio, perché non vi sentivate all'altezza, è bene che qualcuno vi faccia notare, anche con toni accesi, che vi state soltanto piangendo addosso e che avete tutte le capacità per provarci e riprovarci di nuovo. Dovrai fare appello alla tua forza di volontà per non cedere alla tentazione di fare il primo passo. In ambito lavorativo, insisterai su qualcosa che secondo te merita di essere affrontato. In ambito affettivo, non farti incantare da una partner troppo mielosa. Amore. Ti butterai a capofitto in una relazione molto stimolante dal punto di vista erotico, e potrai godere delle gioie e del piacere del sesso. Se siete della prima decade, siete persone piacevoli e spavalde, non vi sarà arduo scovare una nuova preda molto disponibile ad amplessi trasgressivi e clandestini. Per la vigilia di San Valentino ecco un cantante del vostro segno che rappresenta la vera anima del Capricorno. Come non inserire il mitico David Bowie nato l'8 gennaio? A voi uno dei suoi pezzi più emblematici, Eros, ovvero Eroi. Nel brano si parla della volontà di superare se stessi nell'espressione e nell'esperienza amorosa. Se siete nati della prima e nella seconda decade avete oggi la strada spianata per conquiste cui in passato non vi sognavate nemmeno di poter accedere. Saturno e Urano sono al vostro fianco. Non manca l'apporto rinvigorente e fortunato di Venere che transita in appassionante e fortunato aspetto di congiunzione proprio nel vostro segno. Lavoro. Oggi potresti essere suscettibile di cambiamenti d'umore, cerca di contenerti per evitare contrasti con i tuoi colleghi o comunque con i tuoi superiori. I nati nella seconda decade dovranno fare attenzione a non pensare solo alla stima e al lustro, ma a tenere conto anche dei miglioramenti finanziari. Occhi aperti in ambito finanziario. Non dovete impegnarvi economicamente con mutui o investimenti a lunga durata. Non è un periodo favorevole per grossi movimenti economici o decisioni avventate. Comprendete che la partita è aperta per guadagnarvi spazio nella vostra attività, dipendente o autonoma che sia. Plutone è al vostro fianco e vi impone di non sbagliare, specie se siete nati nella terza decade del vostro segno e se lavorate pure di lunedì. Benessere. Con Marte poco amico, la forma fisica e l'attenzione per il corpo lasceranno un po' a desiderare. Vi sentirete stanchissimi e nervosi. Perché non vi iscrivete ad un corso di yoga? Vi infonderebbe una incredibile sensazione di benessere e tranquillità, in barba ai transiti avversi. Forma fisica un po' sottotono. È un buon periodo per regalarvi qualche piccolo trattamento sul piano estetico che magari meditate da tempo, è un modo per volersi bene, coccolarsi e sentirsi in pace. Per lei, voglia di bricolage e di cucina gourmet, ma se siete così agitate combinate solo guai. Occhio a tagli e scottature, cerotti a portata di mano. Per lui, vittoria sportiva più che scontata, quando l'avversario è debole e impreparato, batterlo ignominiosamente non vi fa onore. Colore delle emozioni, rosso carminio. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.